Oggi è l'ultimo giorno, voi dovete andare via, sapete? Sì. Non lo so, non ce l'abbiamo casa, non ce l'abbiamo soldi per il pullman, non ce l'abbiamo niente. Ce l'hanno due bambini, stare fuori. Quindi non sapete dove andare? A fuori, la piazza. Ultimo giorno a Palazzo Bernini a Catania, per chi non avendo un tetto dove stare aveva trovato qui rifugio, bulgari e romeni per la maggior parte. Murati tutti gli ingressi, oggi anche l'ultimo varco, il portoncino al numero 7, diventerà inaccessibile. Gli operai sono arrivati stamattina presto e non ci vorrà molto per completare il lavoro. I materassi fuori, il cucinino di fortuna, una grande scodella con delle patate. Questa mamma pensa al suo bambino che ancora non ha mangiato niente. Cosa sta facendo? Pela delle patate? Patate per mangiare ai bambini. Non ha mangiato oggi niente, ci faccio patate se mangi poco. Pronti a tornare in Romania se avessero i soldi. Servono 350 euro, ci dicono, per andare assieme ai bambini. Noi vorremmo se ne bandiamo la Romania nel mio paese. Qua fuori non puoi stare con i bambini. Dove stare la piazza? Non puoi stare la piazza con i bambini. Molti di loro sono tornati nelle fosse di Corso Martire della Libertà, altri nel campo Rom di Fontana Rossa. Dove andate? Stazione. Tutti dici che dare i soldi, comprare il biglietto, dare la Romania. Non ho dato niente. Qualcuno passa, guarda, scuote la testa. Il punto è che siamo molto egoisti anche noi e non ci immedesimiamo nelle condizioni e nella vita della gente. Io non so quale sia il bene per loro e per noi. L'assessorato ai servizi sociali del Comune di Catania, attraverso il Centro Servizi Volontariato Etneo e alle associazioni che vi aderiscono, ha lanciato la campagna Emergenza Abitativa. C'è un conto corrente cui si possono versare anche pochi spiccioli per aiutare chi in città non ha un tetto. Il numero lo vediamo in sovraimpressione.